Vabbè, due parole per raccontare, per dire da dove nasce questo testo e da dove nasce questo reading, questa lettura del testo. Il testo è un lavoro pubblicato poche settimane fa da Donzelli, che io ho scritto nel giro di pochi mesi, tra la fine dell'anno scorso e i primi mesi di questo. Però questa stesura ha alle sue spalle una lunga frequentazione con Grazia Deledda, una lunga frequentazione di mestiere, questa premessa va fatta, faccio il segno storia della locale facoltà di lettere. Ho ripreso, anzi per certi aspetti ho iniziato a interessarmi di studi sardi nel periodo in cui insegnavo a Roma la Sapienza. Allora, questa è una situazione abbastanza deviana, no? Lontano dalla Sardegna, lontano professionalmente dalla Sardegna, ho maturato un bisogno di Sardegna che prima non avevo mai avuto, forse una qualche voglia di essere vicino agli amici e colleghi che in Sardegna continuavano a discutere, a fare, e allora sono stato invitato, ho chiesto di essere invitato più propriamente a un convegno a Nuoro, un convegno deledziano, cosiddetto deledziano, che è stato anche abbastanza importante, dove ho presentato un mio contributo, insomma, molto preciso, molto in termini di saggistica, diciamo così, accademica. Poi la cosa è continuata, perché poi ho fatto una sorta di riscoperta della Deledda. La Deledda romanziera la conoscevo così come la conosciamo tutti noi sardi. Conoscevo meno il personaggio Grazia Deledda, ed è soprattutto il personaggio Grazia Deledda che ha iniziato a interessarmi, al punto tale che poi, continuando questi lavori sulla intellettualità sarda, che poi è diventato il mio tema di ricerca prevalente in questi ultimi 10 anni, ho visto in Grazia Deledda proprio in qualche modo una figura centrale, no? Nella storia dell'intellettualità sarda. Centrale appunto perché esprime queste forti radici affondate appunto nella sua terra di origine, però poi un bisogno anche di allontanarsi, avvicinarsi, allontanarsi, insomma, questa sorta di pendolo. E se mi viene consentito anche un tratto di autobiografia, questo pendolo è il pendolo che io vivevo allora, ecco, e che in qualche modo continuate a vivere dopo. Ecco, a un certo punto l'idea, stimolata anche da questi anniversari, di scrivere un libro non sulla Deledda romanziera, ma appunto sul personaggio Grazia Deledda, a questo punto avevo a disposizione delle splendide edizioni iperfilologiche del vastissimo epistolario di Grazia Deledda, e io a questi mi sono applicato, mettendoci, e qua è una sorta di piccola avvertenza, un di più di invenzione romanzesca. Non ho propriamente inventato nulla, però ho come dire, come fanno un po' i raccontatori, come cercano di fare i raccontatori di storie, ho reso un po' più vivace, un po' più interessante la verità, se così lo vogliamo chiamare, che veniva fuori dalla documentazione storica. Questo quanto il testo. Quanto al reading, ancora più breve quello che ho da dire, è che, insomma, alla fine dell'Ottocento, le famiglie di ceto medio, soprattutto tedesche, praticavano una cosa che si chiamava Familienmusik, no? Fare la musica in casa. No, c'era chi suonava il violoncello, c'era chi zufolava
il flauto, in genere il papà stava al pianoforte, e questa era la musica di famiglia a cui assistevano zie, cugini e queste. E si era, ed è stato un momento di civilizzazione borghese. Cioè. E questa è un pochettino la nostra famiglia musicale, perché Alessandra, che è l'ideatrice, la creatrice di tutta questa grande macchina festivaliera, è stata lei ad avere l'idea di questo reading. Poi Stefania era naturalmente, avendo avuto anche esperienze di lettura teatrale, ed è entrata da subito nel progetto. C'è anche da dire che il contributo di Alessandra non è stato solamente lo stimolo che è venuto, ma ben prima i suoi studi giovanili sulla Derrida io li ho, catturati nel mio libro, e ne troverete più di una traccia nel capitolo appunto dedicato, che poi è appunto un capitolo della nostra narrazione, è dedicato a Cenere, i rapporti quindi con Leonora Duse. Possiamo iniziare. Suo marito. Poiché il viaggio è lungo e non sa stare con le mani in mano, si è portata un libro, ma dopo pochi minuti lo ha lasciato cadere nel sedile vuoto accanto al suo. Sembrerebbe concentrata sul paesaggio che scorre non proprio veloce dal finestrino. In realtà fa programmi. È il 21 ottobre 1899 e questi sono i programmi. Sistemarsi il più velocemente possibile nella casa di donna Maria Manca, che si è offerta di accoglierla, tuffarsi nella vita letteraria della città, ammesso che ci sia una vita letteraria a Cagliari, e magari incontrare qualcuno che le faccia dimenticare lo squallido atto finale della sua relazione con Andrea Pirodda. Che a lei Cagliari appaia come qualcosa di meraviglioso, celestiale, perfino, si spiega anche con la nuora che si è lasciata alle spalle, che può anche piacere a chi ami il genere borgo selvaggio e tetro, ma ben poco sembra piacere a lei, che la descrive come un posto con il calore di un villaggio dell'età del ferro. È un piccolo arrivo quello di Grazia, un arrivo senza clamore, anche se un suo posto nel mondo della letteratura l'ha già conquistato. A questo punto della sua carriera ha al suo attivo 4 raccolte di racconti e 6 romanzi, senza contare le tante novelle che ha pubblicato su riviste e una felice incursione nel campo delle tradizioni popolari. Il suo primo scritto pubblicato è del luglio 1888, sull'ultima moda, una novella, Sangue sardo, che è poi la storia di come una giovinetta innamorata sappia trasformarsi nell'assassina dell'uomo che non ricambia il suo amore. Epaminonda Provaglio, direttore della rivista, è in certo modo responsabile di tutto quello che succederà poi a Grazia. Non solo ha accettato Sangue sardo, ma le ha immediatamente chiesto altri racconti e lei non si è fatta pregare. La sua carriera letteraria è iniziata con quel sì di Provaglio, pensa a volte, ma poi si corregge. Le cose per noi più importanti non cominciano in un solo luogo e in un solo momento, ma in più punti dello spazio e del tempo, e cominciano forse ancora prima che noi nasciamo. Prima di diventarne collaboratrice, Grazia è stata una lettrice appassionata dell'ultima moda. Giornali e libri hanno riempito per molti anni le sue giornate. Immaginiamo una ragazza che rimane mesi e mesi senza uscire di casa, a guardare attraverso la finestra una strada su cui non passa nessuno. Una ragazza che, ricorderà lei stessa diversi anni più tardi, non ama, non soffre, non ha pensieri per l'avvenire, non ha sogni, non ha amiche, non ha passatempi. Come può non annoiarsi questa ragazza? I libri e i giornali sono i miei unici amici, guai a me senza di loro, ha scritto a Epaminonda Provaglio. Ma è stato solo quando ha iniziato a scrivere che il mondo, qualcosa del mondo almeno, le è apparso più chiaro. È il 21 ottobre e l'autunno che Grazia trova a Cagliari è un autunno cagliaritano. Il calendario dice autunno, ma di fatto nuvole di stormi si gonfiano e allungano nel cielo e si allungano nel cielo sopra la stazione, mentre altri, della stessa combriccola, si sgolano tra gli alberi. Trova interessanti i gabbiani, non ne aveva mai visti prima.
mentre si librano in alto per poi tuffarsi nelle acque sporche del porto. Anche a lungo ci sono uccelli, passeri, merli, gazze, volatili di tutte le razze, insomma, ma chissà perché non la commuovono come la commuove il volo dei gabbiani. A Grazia è destinata la camera più bella, quella col balcone da cui si vede il mare, ed è a sua disposizione anche il salotto. Qui potrai ricevere i tuoi ammiratori, le dice Maria Manca. Ma Grazia non pensa ci siano ammiratori per lei in questa città, e anche se ci fossero, stasera non avrebbe nessuna voglia di riceverli. Insomma, non è proprio di buon umore. Le capita spesso di essere di cattivo umore. È un cattivo umore, lo chiama malinconia, che tuttavia non le ha mai impedito di scrivere. Anzi, la suddetta malinconia l'ha spinta a passare ore e ore al suo tavolino e a immaginare intrecci che mai daranno vita a storie allegre e anzi spesso avranno un finale luttuoso. È stato un modo, scrivere, per fuggire da una casa dove ogni cosa le appare triste, o meglio appassita. Le pareti hanno un colore umido di autunno. Tutto è freddo nella stanza dalla cui finestra vede il monte dietro coperto di nebbia. Ha scritto per anni, piegata sul suo scartafaccio, mentre le sorelle stanno dietro alla madre. Il maggiore dei suoi fratelli dorme, i suoi sogni di ubriaco, e l'altro fratello in campagna. A quel disagio, a quella infelicità senza desideri, cerca di dare, nei romanzi e nei racconti, i caratteri di un dramma che sarà a tinte cupe, ma almeno avrà contorni netti. La sera del suo arrivo le è stato portato un grande mazzo di rose rosse, non si è saputo mandato da chi. Nel contesto fastidioso del primo impatto con Cagliari, anche le rose hanno giocato la loro parte. Prendendo il mazzo nelle mani, si è sentita pungere da una spina, un incidente minimo per cui si è confermata del fatto che non c'è rosa senza spine. Ma oggi è un altro giorno, e quando la sua ospite annuncia che tra poco avranno visite, Grazia sorride. In fondo è a Cagliari per questo, mostrarsi ed essere mostrata. Al ricevimento partecipa un piccolo gruppo di letterati, ma soprattutto c'è Palmiro Madesani, continentale, anche lui intorno ai 30 anni, impiegato dell'intendenza di finanza e da qualche anno a Cagliari. Madesani non spicca per brillantezza, ma si fa notare, o almeno Grazia lo nota, perché è bello. Qualche giorno dopo, invitata a un ricevimento, se lo ritroverà di fronte in un gioco di società che è un modesto correttivo dell'ipocrisia corrente, costringendo chi paga pegno a dire, per penitenza, tutta la verità. Come sogna sarà suo marito? Le chiede serio Madesani. Come voi? Risponde. Una risposta simile può essere presa per un gioco, ciò che forse è, oppure per qualcosa di tremendamente serio. Madesani opta per la seconda ipotesi. Passano pochissimi giorni e si presenta a casa di donna Maria Manca chiedendo di Grazia, e quando la ha di fronte le chiede: volete essere mia moglie? Sì, risponde lei, ma a una condizione, che il matrimonio avvenga entro 2 mesi. C'è stato un momento del suo fulmineo corteggiamento in cui Madesani si è rivelato irresistibile. No, non ho mai letto nulla di suo, ma ho visto una fotografia su una rivista. Le assicuro che l'originale è il migliore. L'incontro e il successivo fidanzamento costituiscono il primo capitolo della storia d'amore tra Grazia Deledda e Palmiro Madesani. Il secondo sarà il matrimonio, che verrà celebrato a Nuoro. Le nozze saranno celebrate l'11 gennaio. Il terzo capitolo è la loro vita coniugale, 36 anni, interrotto solo dalla morte di lei. Una storia d'amore, abbiamo detto, ma Grazia non darà mai l'impressione di sentirsi la metà di qualcosa. Torniamo al primo capitolo, che è documentato da un fiume di lettere. Lui scrive da Cagliari, lei da Nuoro. Si parla di cose minime. Sono però quelle di lei anche lettere d'amore, oscillanti quanto al tipo di amore. Non oso dirti le frasi appassionate che mi ardono in cuore, per timore che tu possa credere il mio amore men che puro, men che alto e spirituale.
Ricordo le parole che dicesti una sera nel giardino dei Lobetti. Ricordi? Che cioè la donna che avresti cercato per fidanzarti doveva fremere al tuo avvicinarsi. Ed io sento che è così. Io ti amo, così come tu mi vuoi. Messaggi rassicuranti. Grazia non aspira a nulla che non sia una casa, una famiglia, la gioia domestica. Sarò la tua bambina obbediente, promette. La tua bambina docile e buona. Un'ombra minacciosa, una sola, quella di Andrea Pirotta, col quale anni prima ha avuto una tempestosa relazione e che ultimamente è riapparso. Si tratta di tenerlo a distanza. Amori epistolari. Pirotta le ha dichiarato il suo amore, ma senza studi, senza amici, senza aiuti, ci vorrà troppo tempo prima che si possa arrivare alle nozze. Non è chiarissimo se a porre ostacoli sia solo la famiglia di lei che non lo giudica socialmente all'altezza, ossia soprattutto Grazia a vedere problemi insormontabili. Lui le fa la corte, sino a quando a un certo punto le si dichiara apertamente. La mossa si rivelerà incauta, lei ride, facendogli sentire la distanza sociale che le diffida. La realtà è che è innamorata di un altro, un giovane giornalista, sardo d'origine ma che sta a Roma. Alto, chiaro di capelli e di carnagione, Grazia lo chiama in qualche lettera il gigante biondo. Il suo nome è Stanis Manca, discende da un'importante casata dell'aristocrazia sarda. Lungo tutta l'estate del 1891 si scrivono, e soprattutto Grazia a tenere vivo il rapporto. Manca le chiede una fotografia e intanto manda un suo ritratto. Lei temporeggia, ha paura che lui la trovi brutta. E lei prima di tutto a trovarsi brutta. Quando finalmente invia il ritratto dice che è un po' mal riuscito, che le vende più brutta di quel che sono. All'arrivo della foto segue un silenzio che si protrae per settimane e che è qualcosa vuol dire. Manca svanisce per la seconda volta. Lei, pur sentendosi umiliata, continua ad amarlo. Fanno sorgere qualche speranza le belle parole su di lei che nel febbraio del 1892 il giornalista pubblica su Vita Sarda, un ritratto pieno di simpatie e di apprezzamenti sulle sue qualità di scrittrice. Ma la descrizione fisica, così piccina, dunque, perché sono una nana devo tanto patire, la mia la colpa dunque? Cessò il mio amore ed io spaurita, angosciata, quasi moribonda, mi rifugiai tutta nel primo aiuto che trovai di fronte a me, nel povero Andrea Pirotta, a cui dissi tutto. In altre parole, Andrea Pirotta è tornato alla carica e lei ora è pronta ad accoglierlo. Io lo amai perché voglio amarlo, perché lo trovai buono ed onesto e virtuoso, come non ho mai conosciuto altro uomo. Lui le scrive esasperato, lei non risponde, ma la noia di giornate sempre uguali, più che mai vuote di progetti che non siano letterari, sembra insopportabile. La investe una ciglia venata di inquietudine, la solitudine diventa un groppo in gola. Non c'è che una soluzione, riprendersi Andrea Pirotta. Andrea da parte sua non aspetta altro e Grazia può annunciare che di lì a pochissimo saranno fidanzati. Questa volta però è proprio lui a tirarsi indietro. Il 12 ottobre 1899, Grazia gli indirizza un laconico biglietto. Andrea, aspetterò. In realtà non lo aspetterà. E qualche giorno dopo, già lo sappiamo, partirà per Cagliari. I due celebreranno i rispettivi matrimoni nello stesso anno. Grazia l'11 gennaio 1900, Pirotta il 28 ottobre. Verso casa. Fra poco più di mezzo secolo, sulle rotte tra il continente e la Sardegna, viaggerà un piroscafo con il suo nome. Quello su cui ora è imbarcata, siamo nell'estate 1908, si chiama Iosto. A luna di notte si è alzata dalla cuccetta e si è affacciata in coperta. Il ponte sale verso l'alto, poi scivola e scompare con un lento tuffo in avanti. Il tutto è scivoloso e leggero, molto leggero, ma Grazia non riesce a evitare di versare anche lei, come altri passeggeri, il suo piccolo tributo a queste onde lunghe,
che se non fanno un mare in tempesta, un po' di paura la fanno. Certamente l'hanno riconosciuta. Se c'è un posto dove le può capitare di trovarsi faccia a faccia con i suoi lettori, questo è il salone di prima classe di una nave sulla linea Civitavecchia-Golfo Aranci. L'evento della traversata è stata la cena al tavolo del comandante. Tra i commensali c'era anche l'onorevole Pala, che, quasi fosse uno di quei critici letterari che ogni tanto la insolentiscono, le ha chiesto conto dei suoi romanzi. Non solo quelli già pubblicati, ma anche quelli futuri. Mettendosi nei panni della coppia di borghesi romani che le sedevano accanto e che magari neppure sospettavano che la donna al loro fianco fosse una scrittrice abbastanza nota, si è vergognata di aver monopolizzato la conversazione. A Nuoro l'accoglie Roberto Morelli, il marito della sorella Peppina. È un uomo molto simpatico, Roberto, è allegro e piace anche a Madesani, il che non sempre capita. Ci sono momenti, lei nella sua stanza da ragazza, in cui tutto è come dovrebbe essere, fermo, in uno stato di magica perfezione. Ha sempre pensato che in quella casa, e nella sua stanza soprattutto, il tempo passi più lentamente. Sono solo momenti, però. L'estate secca e temperata che trova a Nuoro favorisce le gite ed è il monte Ortobene la meta più frequente. Ma non mancano puntate verso i paesi più vicini. In queste piccole spedizioni esplorative l'accompagna Nicolina, la più giovane delle Deledda. Nicolina è carina, la più carina delle Deledda nell'opinione corrente. Spiritosa, disinvolta, ama vestir bene, ha manifestato sin da adolescente predisposizione al disegno e alla produzione di oggetti artistici. Nicolina è un'artista quanto me, dice Grazia a un amico, ma più coraggiosa. Va a caccia, spara tranquillamente e ha intenzione di prendere il porto d'armi. Ci sono 8 anni di differenza tra Nicolina e Grazia e quest'ultima dall'inizio ha preso molto sul serio il ruolo di sorella maggiore. Un momento importante dell'apprendistato di Nicolina sono state le lezioni di pittura di Antonio Ballero. Ora che l'apprendistato è finito e le gratificazioni attese non sono arrivate, Nicolina si appoggia ancora di più alla sorella di successo. Con gli anni il loro rapporto si è fatto più complicato e a momenti conflittuale, ma non si è persa mai la speciale intimità nata dallo scoprirsi anime affini, nonostante la differenza di età. Ancora oggi, che l'una va sui 40 e l'altra ha appena superato i 30, hanno misteriosi momenti di intesa in cui chi le osserva capisce o non capisce i loro sguardi, certe battute a fior di labbra, i sorrisi complici. In automobile, sulla strada per Orone, Nicolina racconta come il giovane che stanno andando a trovare sia disgraziatissimo. Studiava da avvocato e sarebbe ora un avvocato di grido, se durante il servizio militare non si fosse preso una pleurite che, mal curata, ha finito per distruggerlo. Scopriranno, arrivate ad Orone, che il giovane giace immobile in una stamberga senza luce, accudito da un bambino di 8 anni. Nei giorni successivi le due sorelle torneranno più volte sul disgraziatissimo ex studente orunese. La sua storia non le ha lasciate indifferenti. C'è in tutte e due, ma forse ancora di più in Nicolina, la tendenza a sentire su di sé i mali del mondo. Tanto più che la storia del povero giovane ne ricorda un'altra che tutte e due conoscono benissimo. Santus, il maggiore dei loro due fratelli, è stato anche lui studente universitario a Cagliari. Sarebbe dovuto diventare un medico, poi qualcosa l'ha fermato. Non una malattia del corpo. E Santus è tornato a Nuoro a consumarsi nell'alcol e nel fallimento. Quando, qualche anno dopo, Nicolina si ritroverà tra le mani colombi e sparvieri, non potrà fare a meno di riconoscere nel protagonista del romanzo il giovane che hanno incontrato a Orone. Ancora una volta, pensa Nicolina, è venuto fuori il modo malizioso e predatorio in cui Grazia si interessa alle persone. È il modo, d'altra parte, in cui gli scrittori guardano la vita degli altri. Nicolina non sa se riconoscersi nel personaggio femminile che anima l'ultima parte del romanzo. Non sa se è Mariana. Non sa, soprattutto, se vuole esserlo. Ah, le ha risposto Grazia, se pensi di essere Mariana, vuol dire che sei Mariana. Anche se...
anche se, incalza Nicolina, voi nuoresi mi avete proprio stufato, ribatte Grazia. Sempre a chiedervi chi ci sia dietro i miei personaggi, come se io non avessi di meglio che parlare di voi. Comunque, la storia è ormai scritta e pubblicata e non mi importa se qualcuno ci riconosce a se stesso o un altro. Accompagna queste parole con un sorriso e a scanso di ogni equivoco aggiunge una specie di carezza, quasi a dire che quando parla dei nuoresi non parla di lei, di Nicolina. Grazia è severa con i nuoresi, meno comunque di quanto lo sarà fra non molti decenni un illustre giurista e romanziere postumo, Salvatore Salta, che parlerà di Nuoro come di un posto fatto di gente dissolta nel nulla e che invece si ripete, senza saperlo, nelle generazioni, in un'eternità della specie in cui non si comprende se sia il trionfo della vita o il trionfo della morte. Grazia non arriva a questa crudeltà. Pensa però che i nuoresi, buona parte dei nuoresi, siano invidiosi, pettegoli, e ciò che le importa di più, non capiscono i suoi romanzi. È vero quello che si dice di lei, che i suoi concittadini proprio non li sopporta, non sopporta il loro disprezzo per chi non è nato e cresciuto a Nuoro. Quella che mette nei romanzi è pura realtà, dice al direttore del Marzocco. Lo sanno bene i nuoresi, che chiedendosi se sono proprio loro questo o quello tra i suoi personaggi, arrivano regolarmente alla conclusione che le cose non sono andate così come quella presuntuosa di Grazia Deledda le raccontate. Non proprio così, non esattamente così. E che comunque scrivere una storia utilizzando fatti e persone reali non è cosa da persona per bene. È un'occasione, questa lettera ad Adolfo Orvieto, per scrollarsi di dosso l'immagine abusata e che la infastidisce ogni giorno di più della Deledda illustratrice sempre e solo di temi sardi. Dice due cose al riguardo. La prima è che la sua arte non ha nulla a che fare con quella delle nonne che al focolare raccontano fiabe, né scrive storie tenui e sentimentali con false figure di banditi e sfondi sardi di maniera. La seconda cosa facciamola dire a lei. Della Sardegna, poi. Me ne importa fino a un certo punto. Non ho mai preteso di illustrarla, che parola volgare. Ho collocato i miei personaggi a Nuoro perché i primi uomini e le prime donne che mi si sono rivelate le ho conosciute a Nuoro. Scriverò ora un romanzo che si svolge a Roma perché ora conosco anche della gente più interessante dei pastori sardi che vive a Roma. Puccini e Pirandello. Guido Treves può sembrare un attore di teatro o un cantante d'opera, forse un artista di varietà. Lo si può sorprendere però col sopracciglio aggrottato sopra l'occhio calcolatore, che sono questi momenti in cui lo si coglie per quello che è, un editore di successo. Siamo nell'estate del 1914 e oggi Treves l'ha raggiunta nel villino che la scrittrice ha preso in affitto per le vacanze. Andranno poi in carrozza al Gran Caffè Margherita, dove Grazia, nonostante sia a Viareggio almeno da un mese, non è mai stata, e dove incontreranno Giacomo Puccini. Da questo incontro, si è detto Treves, forse uscirà qualcosa, chissà che al maestro non piace l'idea di musicare un dramma potente come Cane al letto. Quanto a Puccini, sono passati alcuni anni dalla nota e chiacchieratissima tragedia, quando la domestica, poco più che ventenne, che si diceva fosse innamorata del musicista, ossessionata dalla gelosia della moglie Elvira, si è suicidata. Elvira è ora accanto al marito e sebbene Treves sostenga che dopo il tragico episodio sia subentrato il gelo tra i due, a Grazia la coppia pare affiatata. Non una parola, invece, sulla possibilità che i due artisti collaborino. Inutile sperare che la Deledda introduca il tema. La sua usuale scarsa inclinazione all'affabilità è aggravata dai frequenti sbalzi d'umore e oggi non sembra una giornata buona. A peggiorare la situazione è il fatto che Puccini, dopo l'effervescenza iniziale, è precipitato in uno dei suoi noti attacchi di malinconia. Più che languire, la conversazione è inesistente. Compito di Treves affannarsi da un silenzio all'altro. I silenzi, che a tutti sembrano lunghissimi, sono rotti da improvvise, imbarazzate, riprese della conversazione
in cui lei non può fare a meno di dire, mentendo, quanto apprezzi la musica di lui, mentre Puccini cerca di mascherare il fatto che della Delletta non ha letto una riga. Insomma, almeno agli occhi di Treves, un insuccesso, per cui forse Grazia si è fatto l'idea di una totale inettitudine del musicista a interessarsi d'altro se non di se stesso. L'editore, riaccompagnando la casa, in un primo momento ha evitato di commentare la serata, poi qualche commento scappa, per cui abbiamo un'esplicita conferma del fatto che alla Delletta la musica di Puccini proprio non piace, troppi languori. La musica è per lei un sentiero d'accesso al sublime, ma confessa di ascoltare con piacere anche Malesani, che strimpella il pianoforte dopo cena a casa. Passi per Wagner, passi per Beethoven, sarà più tardi il commento dei Treves, ma l'idea di Malesani al pianoforte fa rabbrividire. Diventare una celebrità ha evidentemente un prezzo, quello più pesante che non tutti gli sguardi su di te sono benevoli. Nel 1911 è uscito un romanzo di Pirandello, suo marito, che parla di una giovane scrittrice, Silvia Roncella, e del marito Giustino Gogiolo, tanto modesto culturalmente quanto abile a rendersi indispensabile come curatore degli interessi della moglie, che tratta come la classica gallina dalle uova d'oro. Insomma, chissà le cose della Roma letteraria, è portata a leggere suo marito come un romanzo a chiave, il che significa vedere Grazia Deledda nei panni di Silvia Roncella e Palmiro Malesani in quelli di Giustino Gogiolo. Lo stesso Pirandello confessa che sì, è vero quel che si dice in giro, è proprio quel capolavoro di marito della Deledda il punto di partenza di suo marito. Diversamente da quella di Giustino Bogiolo, la figura di Silvia Roncella lascia spazio a valutazioni molto lontano dalle intenzioni puramente denigratorie che alcuni attribuiscono a Pirandello. Non sarà che Silvia Roncella, scrittrice istintiva, con il fascino del primitivo che al primitivo deve il suo mondo poetico, sia nelle intenzioni di Pirandello una figura tutt'altro che negativa? Al libro pubblicato non c'è traccia di reazioni della coppia. Quella di lei possiamo provare a immaginarcela. Immaginiamola una sera di qualche anno dopo, che assiste a una commedia di Pirandello, può essere il Violante a Argentino o il Berretto a Sonagli al Nazionale. Applaude con convinzione e forse, calato il sipario, accenna ad andare a congratularsi con l'autore. Scusa, le dice l'amica Cantaletti, ti sei già scordato di quel libro velenoso? Grazia non risponde, scrolla le spalle e sorride. Cenere. La lavorazione di Cenere si conclude alla fine di agosto del 1916, dopo un mese di riprese turbato soltanto da qualche scatto di insofferenza della Duse, legato alla difficoltà di padroneggiare un mezzo espressivo per lei completamente nuovo. Nonostante le difficoltà, è lei che ha dato l'impronta al film. Che Cenere sia il film di Eleonora Duse, lo penseranno tutti a cose fatte. Non ultima, Grazia Deledda. È una fase complicata della carriera artistica della Duse. Nel febbraio del 1909 ha bruscamente interrotto a Vienna le repliche della Locandiera e da allora non ha più recitato in teatro, andando a vivere a Firenze in una pensione di via Rubbia, appena fuori dai viali. Ha iniziato un itinerario di rinascita spirituale con l'obiettivo di trovare ciò che la parola non dice. È anche per questo che guarda con crescente interesse al cinema, una forma d'arte dove ancora la parola non ha corso. «Ho rotto i pensieri e ho pensato al cinema», ha scritto un'amica. Quando si arriva a girare, non tutto fila liscio, però. «La sola cosa che mi ha angosciato durante la lavorazione», scriverà più tardi alla figlia, «è stata che quei signori dell'Ambrosio volevano una riproduzione della vita. Io ho sempre cercato invece una trasposizione della vita in arte. Forse vi è in quel film, in quella trasposizione della vita ad arte, una parola non visibile ma pur trasparente,
per uno che sia iniziato alle visioni dell'anima. Insomma, ci vorrebbe qualcuno iniziato alle visioni dell'anima, ciò che Mari non è mai stato. I produttori gli hanno dato l'incarico di tenere a freno l'attrice ogni qualvolta tenti di avventurarsi lungo uno dei suoi scoscesi sentieri artistici. Ma Mari ne subisce la pressione e forse anche il fascino. Mi metta nell'ombra, mi metta nell'ombra, gli ordina la Duse all'inizio di ogni giornata di lavorazione. E quando Mari le propone un primo piano, in faccia alla folla, stateci voi, sbotta, stateci voi in bocca alla belva. Gira voce che abbia paura di apparire agli spettatori per quello che è, una donna di 58 anni. Lei dice di cercare l'ombra perché l'ombra è mistero ed è di un alone di mistero che intende circondare il personaggio di Rosalia. Quanto a Grazia Deledda, pochi mesi prima dell'inizio della lavorazione del film, l'attrice ha avuto modo di esporre i suoi progetti. Ci sono due versioni al riguardo. Nella prima, mentre la Duse parla, Grazia seduta, in silenzio, ascolta. Dopo un quarto d'ora si alza e se ne va. Dirà più tardi che è stato un incontro meraviglioso. La seconda versione attribuisce alla scrittrice un breve commento al progetto illustrato dalla Duse. Sia chiaro che il film è cosa sua. Osserva la Deledda in un modo che forse è giudicato gelido. Tornata a casa ha pensato che quando scrive i suoi romanzi sa esattamente cosa fare e non accetterebbe consigli da nessuno. Perché in Cenere lei deve essere solamente lei, Eleonora Duse, qual è adesso, amore e dolore insieme, madre e figlio, anima intrecciata di luci e di ombre, senz'altro colore esterno. La Sardegna, Grazia Deledda, tutto deve sparire intorno a lei. Lei sola deve vivere, spirale verso l'infinito, dolore e amore, perno intrecciato della nostra vita mortale. Come realmente giudichi il film rimane un mistero. E un mistero è che cosa dica alla Duse dopo averlo visto. L'attrice le scriverà qualche tempo dopo, dicendo di aver avvertito un tono come di delusione nelle sue parole. Immediata la risposta della Deledda. Le ripeto quanto altre volte le espressi con la mia disordinata parola. Lei ha fatto di Cenere una cosa bella e viva. Ma anche quando così non fosse, mi basterebbe il conforto di aver veduto la mia opera passare attraverso la sua anima e riceverne il soffio vivificatore. Le ripeto, il lavoro è suo ormai, non più mio. Bisogna una buona volta che tutti, e dunque anche la Duse, capiscano di non avere di fronte quella scrittrice un po' rustica, magari di bocca buona, di cui si sghignazza nel giro dei letterati romani. Se no, cosa significa quel perfido "ma anche quando così non fosse"? Non sarà un modo per far capire a chi vuol capire che il film non è del tutto quella cosa bella e viva di cui lei stessa scrive? Un viaggio verso nord. Passa qualche anno e iniziano a circolare voci su Grazia Deledda, seriamente candidata al Nobel per la letteratura. Quando poi la notizia arriva ufficiale, Grazia è vittima di una lieve malinconia, la stessa che l'ha assalita la prima volta che ha avuto tra le mani stampato un suo romanzo. L'aveva sognato di vedersi pubblicata da un editore del continente. Poi, quando è successo, è stato come se non fosse capitato nulla. Questo è uno dei lati di sé che sa di non poter rivelare al mondo. Ma non è tipa da lasciarsi vincere dalle pattuglie. La vita continua, deve continuare, con le occupazioni di tutti i giorni. Quanto al Nobel, mostrerà in pubblico tutto l'orgoglio e la soddisfazione che ci si aspetta da lei. Parte alle 9 di mattina il treno per Milano, da dove, grazie alle reti e consorte, ne prenderanno un altro che li porterà a Berlino. Nella capitale tedesca si fermeranno un giorno intero per ripartire per Copenaghen, ultima tappa prima di Stoccolma. Di tutti gli innumerevoli servizi che offrono i vagoni, i coniugi Deledda e Malesani approfittano ben poco, limitandosi ad alcune brevi apparizioni nella carrozza ristorante. Per il resto, rimangono rintanati ai loro posti,
di giorno contemplando l'Europa che scorre dal finestrino. La temuta traversata del Baltico si risolve in una notte di sonno. Poi l'ultimo tratto da Malmo a Stoccolma, prima campi d'orzo e di grano, poi foreste di abeti e di tulle, finché in prossimità della capitale i laghi si impadroniscono del paesaggio, si intuisce attraversando gli sparsi agglomerati e residenziali intorno alla città che Stoccolma è costruita sull'acqua. All'arrivo in stazione si materializza un comitato d'accoglienza, segue fotografie di gruppo. Eccola dunque Grazia col suo cappotto fuori moda, una cloche calcata sugli occhi, il tutto ingentilito dal bouquet di gerani e margherite che tiene in mano. Accanto a lei torreggianti, il principe Colonna e il segretario dell'Accademia svedese. Quanto a Malesani, cappottone sino ai piedi e bombetta, sembra più lo scagnozzo di un qualche capo gang americano che l'accompagnatore ufficiale di una vincitrice di nome. L'ha preceduta una nomea di donna timida, dedita soprattutto al marito e ai figli. E su questa immagine, più che sul suo lavoro di scrittrice, che i giornalisti svedesi costruiscono il personaggio. Non che l'immagine che gli hanno cucita addosso sia di suo gradimento. Soprattutto si infiamma, cosa che non è nel suo carattere, quando qualcuno attacca la solfa della modestia. La leggenda della mia modestia, risponde secca, è appunto una leggenda. Non voglio dire superba, che è un tratto sgradevole, ma un artista deve essere consapevole, se è un artista, del valore delle sue creazioni. Quanto a me, ho lavorato con fiducia nelle mie capacità ed è quindi giusto che io riceva questo riconoscimento. Il 10 dicembre è il giorno del conferimento del premio. Il podio si apre ai premiati, tra cui la Delenda. Il suo discorso di ringraziamento è un piccolo miracolo di concisione. Io non so fare discorsi, mi contenterò di ringraziare l'Accademia svedese. Lo stesso vale per l'altissimo onore che, nel mio modesto nome, ha concesso all'Italia di ripetere l'augurio che i vecchi pastori di Sardegna rivolgevano ai loro parenti, ai loro amici e parenti. Salute, salute al re di Svezia, salute al re d'Italia, salute a voi tutte, signori e signori, viva la Svezia, viva l'Italia. Poi una raffica di banchetti e ricevimenti. In questo turbinio, scrive i figli, si sente come una foglia trascinata dal vento. Giuliva non lo è mai stata, né lo sarà mai. Questa volta però è visibilmente contenta. Un mio concittadino, norese come me, voglio dire, si chiama Elias Sanna, è al confino. Io lo conosco bene, è una persona onesta sotto tutti i punti di vista. Dopo pochi giorni, Elias Sanna si presenterà alla Deletta stupito. Sta tornando al muro ed è di passaggio a Roma. Mi è stato detto di tornare a casa. Non capisco come questo sia possibile. E Grazia, non preoccupatevi. Se vi hanno detto di tornare al muro, vuol dire che potete farlo. Elia Sanna saprà qualcosa a riguardo solo tempo dopo e la ringrazierà con una lettera a cui unirà, in una scatola ben confezionata, un mucchietto di olive. Possiamo anche arrivare alla conclusione che Grazia Deletta non scorge ora, ma non lo scorgerà neppure più tardi, la dimensione tragica di ciò che sta accadendo. Ma quanti sono tra gli scrittori e le scrittrici italiane ad avere la prontezza che a lei manca? Ho dato a Cesare quel che è di Cesare, questo pensa, e Cesare si è mostrato benevolo. Grazia possiede un genere di sofisticata innocenza che le permette di attraversare incolume situazioni per altri pericolose. Tutto andrebbe bene, se non fosse per la salute. Di problemi di salute parla spesso nelle lettere, prima e dopo il viaggio a Stoccolma, senza però dire come veramente stanno le cose. Le cose stanno che le è stato trovato un cancro al seno, diagnosi che comporta in quegli anni, in automatico, una mastectomia. Come le è capitato altre volte, ciò di cui tace nella vita reale lo fa dire a un alter ego romanzesco, in questo caso la protagonista della Chiesa della Solitudine, che nasconde al mondo il suo cancro al seno perché se ne vergogna. Ci sono poi cose che pensa, ma che non riesce a far dire a nessuno dei suoi personaggi. Tutto questo battersi e sperare, scrivere, avere riconoscimenti, fare figli e vederli crescere,
Tutto finisce così, con una donna piena di paura mentre attende di essere portata via, quando tutto perderà di significato. Oltre alle conseguenze immediate di un'operazione così invasiva, il problema è convivere con il timore di una riapparizione del male. Cerca una distrazione, e la distrazione più grande è il lavoro. Negli ultimi anni scriverà, oltre alla Chiesa della Solitudine, anche Cosima, il romanzo che Antonio Baldini farà uscire postumo e che contiene il racconto esplicitamente autobiografico dell'emergere prepotente della sua vocazione di scrittrice. L'ultima intervista risale al novembre del 1935. Grazia Deledda risponde con una certa compunzione a domande che sono sempre le stesse. Quali sono i suoi romanzi che le piacciono di più? Canne al vento e Cenere, risponde secca. Quando l'intervistatore le chiede come l'ha trattata la critica letteraria, si limita a far notare che il romanzo più amato dai lettori, Canne al vento, appunto, è quello che i critici hanno meno considerato. Non che si senta trascurata dalla critica, non importa più dei lettori, ecco tutto. Si accende, però, alla vecchia questione se sia la Sardegna la sua unica fonte di ispirazione. L'anima umana è sempre la stessa, risponde, in ogni classe sociale e sotto ogni cielo. Grazie.